Ciao a tutti, sono Ten. Oggi gioco un Damacy Memoria Frieza che è uscito fuori. Oh, c'era già uscito un ban, perché non ho fatto video. Ma è uscito fuori, diciamo, questo nuovo ban della terza stagione di. Cioè, sì, di Damacy, mi pare, a quel punto. Stavo pensando. Che ci hanno anche regalato già livello 80, già diciamo sbloccato con le stelle plus, diciamo, quello che ci hanno regalato, e più anche ci hanno anche regalato anche oggi il personaggio dell'anime, dalla bambina aliena, e non so che cazzo è quella che ci sono appena i trailer appena. Vedete, ci ha dato questo qua bello che è già vecchissimo, questo qua non è nuovo, è nuovo vecchio, è vecchissimo proprio. Ci sta a quel punto uno, diciamo, uno che all'inizio ti dà un grandissimo mano, perché già avere un personaggio livello 80, cioè io entro con un nuovo account di un mesetto così, ci sta questo personaggio che mi aiuta a andare sulla ranking, diciamo, in PvP, a portare bei risultati, meno scale leggermente quelli più, perché già, sguetto prima, già ci dà livello 80, già sbloccato le Hero Ascent. Già sbloccato anche il limite break, già sbloccato tutto. È molto buono a quel punto. Diciamo, è un free to play molto utile, proprio uno che ha l'account un po' fresco a quel punto. E c'è anche il ban, anche vedere, faccio vedere anche c'è il ban, c'è anche questo, adesso che si chiama, se non mi ricordo più, che ho neanche guardato il nome. Il Drago Down Terror, non mi ricordo più se è adesso non so come la pronuncia, Vien o Viene, non mi ricordo, non so la pronuncia perché sai, non so, non si sa l'anime così. Dopo faccio vedere anche lei. C'era i ban, quelli dell'idol, se non mi sbaglio, fa vedere, c'era, no. E qua diciamo la seconda parte, ma non ho fatto video, tanto c'era questo, io ho pensato, io butto tutti insieme tanto. Vi faccio vedere appena, non vedete, non ho anche pullato perché fa un po' cagare i personaggi. Vedete, c'è anche qua sotto, vedete, la terza, diciamo, terza stagione, tra 6 giorni c'è la side story parte 2, per l'appunto. Adesso non mi ricordo quando esce quella, la parte a terza stagione, non ci ho mai guardato la data, quando già mettono nel gioco lì non manca tantissimo, perché già mettono la cosa, già anche i trailer ci sono in giro, non manca tantissimo da Damacy. Quel punto, a parte diciamo la terza stagione, non manca tantissimo di. La mia squadra, vedete, ho riuscito a portare grazie alle idol, con le Hero Ascent, il nostro amichetto Zard. L'unica pecca è Lena, perché ancora non è, diciamo, maxata per le Hero Ascent. A quel punto mi manca solo, diciamo, la mia pecca, l'unica squadra in PvE che facciamo anche qualcosa, anche in PvP. L'unica pecca della mia squadra è Lena, perché, sai, non ho portato diciamo, maxata le Hero Ascent, quindi non ha tantissimi HP, quel punto, che dopo, cioè, per ogni stella ti aumenta un po' di stats tutto, quel punto. È quello, è un po' la pecca per quello. Ho preferito, ho più preferito portare Zard perché mi manca l'ultima stella, quell'altra mi mancano ancora due, ma so, c'è una, mi mancano altre due, perché ho detto Zard, e quello, mancava l'ultima stella, gli ho detto. Porto così, ma sul prossimo evento che mi fa farmare di più, mi prendo l'aumento per Lena, perché Madonna, one shot a tutti, vi faccio ancora vedere, dopo faccio qualche battaglia. Dopo vi facciamo vedere, Vien, se non so, Viene, Viene, o Vien, se non so come pronuncia di la ragazzina, quella nuova. Cioè, io ho già anche farmata, che ti dà livello 1, io ho già anche farmata così, l'ho fatto apposta, che non è bruttissima, che è bella, è carina. Alleati più forza magia più 10% e HP, quindi sì, 15% HP regge per ogni turno e nemici per retention rate meno 15%, sai, non è male, porca puttana. Sai che è un personaggio che mi intriga tantissimo. Beh, quanto è, ma può anche mazzare quanto ha, può arrivare a. Vabbè, l'inizio 5%, perché la mia a noi ci dà già a 15%, già nostra, già a livello, già diciamo la fase 2 in pratica di livello, fammi vedere, mi ricordo più, mi pare sì, c'è scritto 10% di già,
Già la fa quanto ha, il 10% di... Sai, non è male a quel punto, a portare, se la porto, perché tu, come hai detto, io questa qua ho 5.000 passagemme, ma non vorrei spendere tutte per lei, perché faccio forse quella garantita, meno me la porto un po' più di stella, appena appena, ma... Dopo cambia solo appena i percentuali di HP regge, ma 20% è tantissimo, che faccio vedere anche, mi pare che la nostra Verma, adesso non so quanto dà, se non mi ricordo più di HP... Di da, ci dia pa, 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 ci dà 35%, anche avere lei supportata ci dà aliati più 10% di attacco, magia e forza, quindi è buonissima per tutto quel punto. Così è molto anche utile, che ci dà anche quel regent che è buonissimo. È quello che io volevo, volevo una supporta più avanti, perché vorrei cambiare la Verma, perché sì che è molto forte, ma non mi cura tantissimo a quel punto. Vorrei qualcosa in più. Già metto questo nuovo personaggio da testa, la Vien, Viene. Adesso mi ricordo, non so come pronuncia giusta. Già ci mette questo qua. Metto come supporto. Ho quel 20% ancora. Su quel 15% adesso in più di HP che mi cura ogni turno. Che ci sta a quel punto. Così facciamo macalattere quelle delle idol. Ah, anche ci ha dato anche i ticket, facciamo anche insieme. Tutto è che è da parte. Le idol qua, non ci ho anche pullato, vedete, fanno un po' cagare. Abbiamo Lulune e Asfi. Abbiamo Lulune che è tipo elemento terra a quel punto, The Finisher, che fa Ultra Heart M Attack, Magia Boost e Keep Retention Rate, se stessa, Magia Agilità e Heart Attack più 60% per 3 turni. Mossa, cioè, mossa, combo, le skill normali, Dungeon Negation, nemici Key Heart M Attack, Ultra Encounter Rate, se stessa, più Action Low Heart M Attack, nemici, in pratica. Diciamo, non conviene tantissimo perché il team mai nel meta è sempre adesso di più luce, grazie a Lena per me. Ma anche alcuni non usano neanche Lena perché penso che non hanno pullato, peccato. Perché Lena è una cosa pazzesca, che come vedete, l'ultimo che ho fatto la squadra, per me la squadra, una delle squadre più forti è one shot off, non so cosa. Seconda, Multiple Stroke Striker. Strocket. Nemici, fastemi. Heart, M-Attack tipo Magia Boost e se stessa, Magia e Attack, ok, di te, Heart Attack più 60%, ci sta, così arriva, se fa la mossa suprema arriva un bel 120%, ma un po' pochino, terza mossa, Heavy Stab, che è nemici, Super Heart, M-Attack, Magia, Tempo, Great Magia Boost, che per se ci fa un po' cagare. Quando counter, cagate varie, sempre magia, agilità, distress 25%, counter damage 51%, damage 15% per ogni PlayStation. Quindi io questo qua vi consiglio di non mai pullare in questo banner, perché è una grandissima cagata. Asfi, anche lei elemento terra, sì, ok. Persus, sì. Nemici ultra heart, mi attacca, magia, great boost, magia, ok, boost ultra. Critical rate, aliati più che damage, che recover type, che è hot target meno 5% per turno. Live engineering, aliati, fast medic che ancora riceve, ancora porco dio. Scusate, perché è una gran puttanata, meno 35%. Se stesso più 3 action che fa HP 3% di HP heal e quarta rate. Più 20% agli aliati per 2 turni, ok, fa questo qua. Snapping Echo, ok, nemici super heart mi attacca, magia boost, hip retention rate, aliati status debuff meno 2 turni, non fa un cazzo. Solid Voice, nemici super heart mi attacca, damage 40% per ogni volta che se stessa, ward rate, buff skill, ultra critical rate. Passivo quando, ok, resistenza, cagate vari, quando counter fa un attacco, ok, guarda 30%. P-Res, M-Res 20%, Agilità, Magia 30%, Ability Tower, porco 2, ok. Come ho detto prima, fanno un po' cagare. Ma come ho detto prima, sulla quella nuovo personaggio mi interessa tantissimo. Quindi mi faccio quella garantita, che tanto per 400 me le spenderei. Tanto è già te la danno gratis. E dopo mi dà, c'ho anche il primo step che è garantita. Fatto
ci fa a botte di culo anche trovare 2 o 3, o anche uno, mi va bene, tanto la porto o meno di ability, diciamo. La faccio così, diciamo, è molto carina. Questa qua io la metterei anche nel team. Ok, Tiona. Che bella. Sicuramente io non riesco. Che okay, adesso sto guardando. Ho finito di guardare Accent Time Magica in terza stagione. Sto guardando Jujutsu Kaisen. Porco due, quanto è cazzo è figo come anime. Adesso sto guardando. Adesso voglio guardare Food War, che è finita anche la stagione. L'ultima, quinta, già che è finito l'episodio. Diciamo, la guardo tutta bella, bella con calma. Diciamo con calma di fila. Però sicuramente da Machi non lo guardo subito, aspetto quando finisce, meno me lo guardo col cambello tutto, meno non devo aspettare, ormai ho iniziato Jujutsu. Anche cos'è Burn e Witch, no, Burn e Witch, non mi ricordo più, cos'è fatto anche Bleach, non mi ricordo più il titolo dell'anime, Burn e Witch, insomma, quella brucia la strega, se non mi ricordo più che cazzo era. Che mi interessa, già usciti, non sapevo che già usciti 3 episodi, porca puttana. Pensavo fosse appena iniziato, guardo su, già 3, porco due. Ma aspetto quando finisce, non penso che dura tantissimo. Non fa, per me penso 12 o 24 massimo. Vabbè, quella garantita. Why? Lei? Oh, che amore, ma... Beh, che ci sta, almeno porto la cosa, va bene, quanto come ho detto prima, mi interessava appena portare, almeno facevo lo step, lo garantito. Tanto, come ho detto prima, quella per 400 me le spenderei, per questa qua io me la spendo. E la proviamo anche in PvP, tanto, limit break. Vuole portare anche di più, peccato, sai, spendere... diciamo dei cristalli che preferisco tenere da parte per il prossimo. Diciamo mi sa un diciamo se il prossimo banner ci mette qualche personaggio elemento luce bello tosto, allora aumenta. Come ho detto prima che ci sta tanto. È quello. Maggior parte del meta è team quasi elemento luce, diciamo con Zard e Alfia. Adesso non mi ricordo più il nome adesso perché è un po' di gioco. Non mi ricordo più il nome di lei, porca puttana. Sì, Alfia, se mi sbaglio, sì, Alfia. Diciamo questi due ci sono quasi sempre, i soliti Akunote Verma, Akunote con nuovi, nuova, la nuova bikini Haruhime, cagate varie, vedete, la maggior parte è sempre quella. Il coglione che avete diciamo, pullato Aspi, che è una nullità, diciamo, quasi inutile. È utile appena l'evento che ti fa farmare quelle, le hero, diciamo, quelle sfere, quelle blu che ti servono per fare il loot, diciamo... Le Hero Hashed, quello che è molto utile per farmare appena. Si fa, vedete, fa Madonna mia, guardate 15.000 one shotato. Madonna mia, Madonna. Faccio queste 5, quante sono? 10 battaglie? 5, non mi ricordo più. Sì, adesso le facciamo velocemente, intanto la mia squadra la mangia fuori viva. È blu in quello piano, l'unica pack. Aspetta, volevo mettere dentro una nuova personaggio. Il mio personaggio vede in PvP, diciamo in PvP se conviene o no. Grandissima Alfia, porco du quanto ti amo. Madonna, che team, Madonna mia. Non è come Otar, come il team che si pompa, che ha te vari, ma non fa grandissimi da... Oh, 19, 3.000. Madonna mia. Non è come Otar, come il mio lato team che piano diciamo si pompa, così eccolo. Fanno grandissimi danni già subito. Piano piano dopo fa quei danni pesanti. Allora che potrei togliere. Questo qua cosa mi dà? Pienezza che è forza magia più 8%. Quasi tolgo lei. Sì, posso, lei cosa mi fa? Non ricordo più. Aliati mi piace agilità di stessa end. Tolgo lei dai. Voglio mettere quella nuova. Come detto prima è molto interessante lei. Ho anche è rosso. Che cazzo è quello? Non è che mi piace tantissimo quel punto. Lei, come ho detto prima, è molto carina, che mi fa diciamo, tutta la squadra, gli HP range, ci può stare, così ho in quel turno livello 80, porco due, che squadra. Devo anche aumentare le armi, a quel punto. Vedete, maggior parte del team è mezzo team elemento luce, mezzo, cioè metà luce, metà vento, cose del genere. Quote fanno. Ok, vedete, fa bei danni anche lei, eh. Anche quello mi manca, diciamo quel HP
Lena, perché non ho portata con, non è portata a, diciamo, a limite a Hero Ancient, non è ammazzato lì. Non ha quasi 7000 di HP quel punto, appena 5400 quel punto. Se ha, forse poteva resistere, forse no, ma diciamo può resistere più tanto. Come ho detto prima, adesso proviamo con il personaggio, per adesso è molto carino. Forse l'altra che mi serve di più perché diminuisce la destrezza che mi faceva attaccare per prima io quel punto. Forse leggermente lo togli, forse l'altra è Estia. Che buono, madonna mia. Anche lei c'è Lena, peccato io. Ok, perfetto. 4000, 6000, porco due. Quando carica i danni fa paura. Perché l'altra, fa dentro, scusate, l'altra, questa qua è Estia, quella che ho forma campagnola. Cosa fa? Fa meno destrezza. Ah, perché meno destrezza, quella faceva tutte e due. Qui metto lei. Due, bastardella. Questo qua mi ricordo più. No, questo 15. Questo qua mi pare, fa vedere. Questo qua, yes. Perché almeno fa destrezza, agilità. Almeno attacco prima io quel punto. Così ho messo. Questo ci sta, come personaggio lei, Non fa schifo. Perché non mi aumenta quel. Adesso non so quanto è, 15, 10% di magia, creata varie. Ci sta. Anche con HP mi cura anche più tanto. Non è male. Vedete, fa piano piano, danni pochi, ma pam pam, 4000, porca puttana. Pam, 4000, 7000, ma shottati due, pam, fatto. Madonna, quanto amo Lena. Quando l'ho pullata, la prima proprio l'ho trovata subito, intanto mi è avanzato 4 cristalli, little break per qualsiasi cosa, porca puttana. L'ho portata velocemente a 76, già molto buono. Allora, portare livello 80 era una cosa meravigliosa, peccato. Non so se trovavo la coppia, cagate varie. Tanto la posso portare nel futuro ancora a livello 80, non c'è problemi. Tanto non c'ho problemi, non è un personaggio, diciamo, limitato, limited, quindi non posso neanche portarlo con i cristalli apposta, quelle limit break, quelli, diciamo, universali. Cioè quelli come Zard e Alfia non posso portare ulteriori, come ho fatto l'ultima volta i video. Perché non potevo portarli perché sono personaggi limitati, diciamo limited. Sono quelli con i speciali, non posso portarli. Peccato, come Lena non c'è problemi, è un personaggio normale, quindi posso portare a qualsiasi momento a livello 80 a quel punto. Così guardo cagate varie, ma insomma nel futuro con le Hero Medal, cagate varie, me la porto a livello 80 a quel punto. Perché io penso perché forse porterei l'80 a lei perché è un po' difficile togliere giù Lena perché vedete fa quei danni che fanno paura. 19.000. Mi ha fatto 36.000 di danno contro uno. Ho detto porco due. Mi ha shotta quasi tutta la squadra. Con sua totale 36.000 totale. Mi ha shotta tutta la squadra. Quel punto è. Peccato per quanto prima non è uscito a maxarla per Hero Ancient. Se no, madonna mia. Il problema è solo quello, ma ha bloccato, bastarda. Vai, resisti, ecco perfetto, quella più, quello che rompe più coglioni. 6000, 7000, ecco, al punto si è pompato di più. Vediamo se il mio bellissimo, ecco, forse mi fa il vai Otar, vai Otar. Gran, madonna, non penso, non penso. Peccato fa pochi danni. No, niente, forse fa. Però non ho mai visto la mossa suprema di lui. Che non gli sia cagata. Porca puttana. Ha fatto più danni a quel punto. Se. Facciamo cambio. Come detto prima, lei mi serve dopo. Diciamo, è molto utile, ma mi serve per quasi alla fine. Perché devo attaccare per prima. Così metto lei con Haruhime. Così se quando appena entra, tanto posso attaccare per prima io a quel punto. Mi serve lei perché mi fa, vedete, mi fa attaccare per prima. Per tutti i personaggi a quel punto. Se fosse attacco per prima, forse la vincevo qua, non c'ho problemi. Perché diminuisce la destrezza, quella leggermente più 15.000. A quel punto, come detto prima, lei è un personaggio molto utile come supporto, come assistente. Ma se fosse quasi, diciamo, quasi fine endgame.
quando quasi mazzate un po' tutti, piano piano c'è quel 15% di HP range che ci può stare. Perché adesso abbiamo due bei personaggi molto importanti. Quella tuba è molto buona, che potrei quello messa perché, sai, aumentare l'attacco ci sta. Peccato, come ho detto prima, come testia, perché vedete mi fa attaccare più primo, perché di scuola quella, madò, 20.000 di danno, porco. 20.000 di danno. E basta. Per me è un team, ci sta quello. Io ho detto prima, preferisco mettere Estia perché, come vedete, che mi fa attaccare per primo. Se no, mi attacco per prima gli altri e così subisco danni e fanno quel punto. Preferisco mettere lei, come ho detto, forse lei viene, non mi ricordo più adesso come il nuovo personaggio, porco due. Oh, donna mia. Ok, non so neanche la pronuncia come è giusta. Viene, ci sta come tipo come personaggio supporto, diciamo, quei personaggi supporto quasi alla fine quando rientra, quello un po' sì, quasi metà squadra una shottata, cagate vari, buttate lei insieme con l'assistente, con lei meno avete quell'HP regen, ci sta. Se uno non ha, diciamo, uno che è un personaggio che non cura, non si cura, ma è più un attaccante. Così Masso c'ha quella capire, che mi assicura un po', diciamo, ci sta tipo fine endgame, diciamo, quando sono gli ultimi momenti, c'è cioè quella lei con viene, diciamo, ci sta, a quel punto va, entra, mi curo, cagate vario, mi pompo, a quel punto, peccato, avete visto che Este mi serve, che è per attaccare l'inizio per primo, se no mi attaccano, se per caso mi attacco per secondo, mi fanno male perché non ho maxata tantissimo come Tolena, perché so perché ha pochi HP, se no porca puttana. E basta quello. Ah, devo fare i ticket. Facciamo anche i ticket. Questo qua. Tac, da 11. E qua c'è dentro qualsiasi personaggio. Vediamo che cazzo mi danno. Qua c'è un po' tutto, quindi diciamo la parte quella nuova, questi ticket qua sono. Ci sta. Ok, beh, Lilla. Sulla Lilla, Lili. Mo Lili. Lilirica. Beta Lilirica, dove è Lilirica? Demeter. Da Itachi. Finn. Oh, fake. Vediamo che cazzo mi danno. Ganesha, super impressed. Oddio, po', che cazzo fa? Questo qua non ce lo muovo. Madonna, mi dà questo personaggio qua di merda. Perché a quanto più potrei pullare ancora su qua, su 4 Alena. Quanto prima, tanto lo posso mettere velocemente. Fate cosa fa Ganesha, scusate, che non so che cazzo fa. È vecchissimo, potrebbe essere vecchio. No, mi pare, sì, un po' vecchio, ma non troppo. Cosa fa Aliati? No, vecchissimo, perché Taunt Resident 50% è vecchissimo questo personaggio qua. Che all'inizio c'era un po' di personaggi che usavano, diciamo, Taunt, così, insomma, è andata a puttane. Basta, allora, ho detto prima, se avete potete anche tenerla già subito così, anche senza, potete anche risparmiare quel 400 gemme, quella primo step che ho fatto io, ma io ho finito, diciamo, a spendere tanto per 400, tanto faccio qualche 2-3 battaglie in PvP e me li prendo quelli 400, questi 400, così me li prendo, diciamo, in PvP. Vediamo il prossimo ban, io spero che già cominciano, o comincio il prossimo a mettere qualche personaggio della terza stagione, ma per me è un po' troppo presto, penso, anche perché non è ancora uscito, forse non è ancora uscito l'anime, così aspettano per me ancora mettere i personaggi. Dopo, non so, posso anche mettere, non so quello, come fanno, potrebbe anche mettere o no. Già mettono questo personaggio che non è. Allora, beh, sappiamo che i trailer c'entra questo personaggio, Vien, insomma, so cazzo, come si pronuncia. Hanno fatto prima vedere i trailer, a quel punto hanno messo già messo questo personaggio, a quel punto possono, diciamo, già messo questo, posso anche mettere personaggi della terza stagione, poi vediamo. Sicuramente prossima settimana o fine questa settimana, se non so quando, dovrebbe arrivare il prossimo bando, così ci fermo. Se vi è piaciuto il video, se siete ancora iscrivetevi al prossimo video. Ciao!
difference between what it means to be good when you're trying to be epic. No, you don't gotta believe in me, nothing can stop me, I already said it. I'm taking everything they stole from us. You got your problems, I'm a whole nother. I'm giving people